E siamo qui, ci stiamo, pensate un po', addentrando in quello che è un parco naturale. Ecco, in questo parco naturale c'è a cielo aperto il progetto Dharma. Che cos'è il progetto Dharma? Qualcuno di voi ne avrà sicuramente sentito parlare. Era un progetto anni 80, al quale hanno anche poi realizzato un grandissimo telefilm. Esatto, caro Vitto, progetto Dharma. Anche noto come il progetto di Peter Chang, eccolo. Allora ragazzi, c'era tutta un'organizzazione, erano varie isole, c'era l'isola del Cigno, c'era l'isola della prigione, c'era l'isola dell'ospedale. Loro erano un'organizzazione fantastica, avevano un merchandising, producevano birra, che non guasta. Ma ora mi viene da fare una domanda, caro Vito, te la faccio a te. Ma questi erano personaggi reali oppure facevano parte di un mondo alieno? Esatto, Marco, gli altri. Questi altri erano guidati da Jeremy. Jeremy chi era? Era il capo appunto degli altri. Mi hai chiesto, questi altri sono degli UFO? Chi può saperlo? Come tutti sanno ormai, gli UFO sono fra di noi. Infatti anche io, mentre mi stavo esercitando, guardate un po' che cosa è successo. Come potete vedere, io sto suonando e a un certo punto compare un oggetto che ancora oggi non riesco a spiegarmi la sua provenienza. Ecco, come avete visto, questo oggetto non identificato è passato durante la mia quotidiana esercitazione. Ora, chiedo a voi, scrivete nei commenti sotto se per voi è reale o no. Io non sono ancora riuscito a dare una spiegazione. Bene ragazzi, ora andremo in Sardegna. Abbiamo fatto un servizio quest'estate ambientato nella stupenda Cagliari. A pochi passi appunto dalla cittadina ci sono questi nuraghi. Inspiegabili, ancora adesso non riusciamo a capire se sono di provenienza aliena oppure